Cari amici di Una Parola al Giorno, buon inizio di settimana, buon lunedì. Iniziamo oggi la lettura di uno strepitoso capitolo del Vangelo di Giovanni, l'undicesimo. Si sta quasi per concludere il libro dei segni, concluderemo la settimana prossima con il dodicesimo, ma vi assicuro che ci accompagnerà per questa settimana un testo stupendo, assai conosciuto, ma che leggeremo passo passo e cercheremo di scoprire ogni giorno una parola buona per oggi. I versetti che leggiamo oggi vanno da 1 a 7. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». Abbiamo lasciato alla fine del capitolo 10 Gesù che si era ritirato nella zona dove Giovanni battezzava, e quindi capiamo la distanza che c'è tra quel luogo e Betania, questo posto che noi conosciamo attraverso l'episodio di Lazzaro. Permettetemi di dire che il testo che noi abbiamo già letto oggi ci dice come va a finire. Da questo punto di vista vi avevo già detto, a proposito del capitolo secondo e del grande segno del Tempio, dove Gesù appunto scaccia i mercanti con le funicelle, che la comunità giovannea ci preannuncia il finale. Compresero questo, parlava del Tempio e del suo corpo, se ne ricordarono quando risorse dei morti. Molto bene, oggi abbiamo qua lo stesso testo che ci presenta la stessa dinamica, e lo sappiamo proprio da Gesù stesso che dice: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Ci introduce la comunità all'idea che il momento della passione e quindi della sofferenza di Gesù porterà alla risurrezione e quindi alla gloria, la manifestazione della gloria di Dio che vince anche sulla morte. Ecco perché qui viene già preannunciata che questa malattia non porterà alla morte, ma per la gloria di Dio. Ovviamente il riferimento in questo caso non è legato a Lazzaro, ma a se stesso. Gesù dà chiaramente l'idea che quello che sta per compiere avrà un significato molto importante in riferimento alla sua persona. Tant'è che dovremo avere un po' di pazienza, ma sul finire della settimana noi scopriremo come questo segno, quello che lui compie per Lazzaro, stabilirà la decisione definitiva di togliere di mezzo Gesù. Avevamo già visto che l'acrimonia rispetto alla rivelazione di Gesù come il Cristo l'aveva portato a un rifiuto palese, ha bestemmiato. La scelta c'è già, i presupposti ci sono tutti, ma oggi entriamo in punta di piedi in una relazione molto bella nel Vangelo di Giovanni. Tenete a mente questi presupposti, quelli che mettiamo oggi e che nei giorni a venire sonderemo con più cura. Qui ci viene presentato un personaggio, Lazzaro, del quale si dice appunto che è malato.
Sappiamo anche che Lazzaro aveva due sorelle, Marta e Maria. Il Vangelo di Giovanni ci presenta Maria, la sorella di Lazzaro, come colei che cospargesse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Anche in questo caso Giovanni anticipa quello che noi leggeremo la settimana prossima attraverso appunto l'unzione di Betania. Quindi c'è un tornare indietro nella scena e qui ci viene detta una cosa che noi leggeremo poi dopo nel dodicesimo capitolo. La parola quindi che ho deciso di lasciarvi per oggi è questa indicazione particolarissima. La parola è profumo, proprio perché potremmo dire che attraverso questo segno, che poi sarà più chiaro nel capitolo dodicesimo, noi entriamo nella logica della passione di Gesù, del suo sacrificio e della sua gloria. L'indicazione è proprio quella del profumo. E qui viene ricordata l'azione di cospargere di profumo i piedi e di asciugare con i propri capelli, appunto, i piedi di Gesù, questo segno di totale riverenza che Maria fa nei confronti di Gesù. Vedete, non è tanto importante la storicità di un evento rispetto ad un altro. La comunità giovannea non scrive contestualmente agli eventi, ma scrive molti anni dopo che questi eventi sono accaduti. È importante però coglierne il profilo, quello che ci vuole dire. Quindi c'è una malattia, quella di Lazzaro. C'è un riferimento specifico, questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, anche se noi sappiamo, perché il Vangelo l'abbiamo già letto, che Lazzaro morirà, morirà veramente e resterà chiuso in un sepolcro diverso tempo. Ecco quindi che qui abbiamo tutti gli elementi prolettici della sofferenza di Gesù, il profumo, quello che avrà un significato particolare per l'unzione del suo corpo morto, ma anche la gloria. Quindi attraverso la sua morte ci sarà poi anche l'occasione per manifestare pienamente la gloria di Dio, cioè la sua resurrezione. Una domanda ce la possiamo fare. Noi abbiamo sempre chiaro che quando parliamo di Gesù, quando incontriamo Lui, quando riflettiamo sulle sue parole, abbiamo davanti a noi il Signore della vita? Questa domanda dobbiamo imparare a farcela, probabilmente a farcela molto spesso, per non correre il rischio di fare come i discepoli di Gesù, e che in qualche modo non capiranno l'intenzione che Gesù ha. Ma lui dice: quando sentì che era malato, rimase 2 giorni nel luogo dove si trovava, poi disse: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli non capiscono anche un'altra cosa che la comunità giovannea però qui ci dice, cioè il legame che c'è tra Gesù e questa famiglia. Sono questi 3 fratelli, Lazzaro, Marta e Maria. E la comunità giovannea è attenta a dirci che Gesù amava tutti e 3, cioè gli voleva bene. Impariamo dalle pieghe del Vangelo a vedere come il vero uomo Gesù, che ha amici, che mangia, che parla, che dorme, che rimprovera, che si adira, sia anche il vero Dio, il Dio della vita. Allora, anche l'episodio della risurrezione di Lazzaro che ci attende nei prossimi giorni assumerà una statura veramente tridimensionale. Sarà capace di unire in una sola persona Gesù, il cielo e la terra. Oggi ne abbiamo avuto l'opportunità di sentire, anche soltanto richiamato, il suo intenso profumo.